Voi non l'avete riconosciuta, ma questa è la musichetta del Dottor House. Era Teardrop. No, scusate, non mi è venuta anche bene. Ben ritrovati su Evriai.it. Mi sono cambiato la maglietta perché ho sudato tantissimo con quella di The Messenger. E voi non la vedete, non so perché sembra bianca, ma in realtà è rosa. L'avevo messa perché secondo me faceva molto chirurgia. E invece niente. Porta pazienza per la storia del Nick, avevo fatto un errore di battitura. No, Michele, stai tranquillo, stai tranquillissimo. Allora, voi ditemi se sentite tutto bene, la musica è troppo alta, speriamo di no. E se ci siamo, partiamo subito. Dando un attimino un pochino di feedback. Ecco uno di quei giochi dove mi sento, questo è Ivan, il grande Ivan. Ecco uno di quei giochi dove mi sento a casa, visto che ci lavoro dentro. Ok, sì, tutto ok, grazie New Squall. E quindi niente, andiamo. Allora, io ho già fatto 5 ospedali, ancora non ho tracollato con nessuno di loro. E quindi cambiamo salvataggio, ne prendo uno nuovo. Ricordiamo che il gioco, ecco, vi faccio vedere anche la presentazione. Ricordiamo che il gioco è uscito qualche giorno fa, ieri, sì, è uscito proprio ieri, ed è disponibile per PC solo al momento, ma ovviamente io quando sono andato su a parlare con i ragazzi di Sega mi hanno confermato che vorrebbero portarlo al più presto su console. Magari devono aspettare, vedere un attimo così il feedback della community prima. Ricordiamo che è sviluppato tutto in Unity. Sì, esatto. Io credo che questo gioco non abbia bisogno di presentazioni. Questo più o meno è come andrà a finire il mio ospedale. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play? Non so se avete visto quanto è figa lo stile della presentazione, che sembra un po' stop motion. È bellissimo, mi piace tantissimo. È il tie-in di Scrubs. Voilà. Allora, come funziona? Benvenuti alla contea di Two Point. Ok, Two Point fra l'altro è il nome dello studio. E vi ricordo che i Two Point Studios sono praticamente ex Bullfrog, ex Lionhead, insomma sono tutti quelli che hanno lavorato a Team Park, Team Hospital, Populous, ma anche alla serie Fable, quindi sono dei veterani. Va bene, Oxport, partiamo con il primo, mano a mano ve lo spiego ragazzi. Beh, la presentazione forse serve per i giovincelli come me. Smettere di fare il nonnismo tu, mio scuola. Benvenuto nella contea di Two Point. Sei pronto per costruire il tuo primo ospedale e curare un po' di pazienti? Sì, è. Dunque. Allora, purtroppo la prima missione è un pochino pallosa perché c'è veramente poca roba da fare. Comunque, spostare la visuale, adesso devo brevemente concludere il tutorial. Accettazione. Ok, quindi, oggetti, bancone. Cosa dovete fare in questo gioco per quei 4 disgraziati che non lo conoscono? Adesso New Squall vede che già l'ho messo storto e si incazza sicuro. E questo vabbè, è il ritorno di un titolo storico, è un gestionario di ospedali, ovviamente è tutto da vederlo insomma in chiave comica, le malattie non sono realistiche, per fortuna. E quindi niente, voi dovete andare avanti, gestire l'ospedale sia dal punto di vista proprio dell'evoluzione tecnologica, dei pazienti, ma anche delle relazioni interpersonali e soprattutto dal punto di vista economico. Allora, qui dobbiamo, prendiamo questo qua, assumi, no, questo, cosa sto facendo? Questo è un dottore, assistente, sì, perdonami. Io prendo questi perché hanno un'intelligenza emotiva molto sviluppata. Qualcuno moderi il moderatore. Guarda, sono già furioso. Costruire una stanza. Adesso costruiamo la prima stanza. Ufficio del medico di base, che già vi dico, ne vanno fatti 500. Porta. Cassettiera. E sei in pole position, già sei pronto per andare. Dottor King. Ora ci servirà un medico per gestire l'ufficio del medico di base. Assumine uno ora. Quindi, ovviamente, all'inizio è tutto facilissimo. Comincia che è proprio di una semplicità disarmante. Quindi non fatevi fregare, perché poi diventa un delirio. Già la terza missione è un delirio. Quindi è molto semplificato a livello di interfaccia. È super intuitivo, quindi anche chi non ha familiarità con questo genere può
si troverà sicuramente bene. E devo dire che la curva dell'apprendimento, secondo me, hanno fatto un gran lavoro. C'è un pochino verso la terza, quarta missione, ci sono qualche tempo morto che magari può scassarvi un attimino. Però la cosa bella qual è? Che una volta raggiunti gli obiettivi per ogni singola missione, voi potete già spostarvi all'ospedale successivo e riprendere in qualsiasi momento l'ospedale che vi siete lasciato dietro. Comunque si basa su un concetto di ospedali stranieri, sì, perché lo vedi che è già troppo pulito. Ok, qui ti dà ovviamente, vabbè, guardati intorno e ti dà ovviamente quelli che sono i tuoi obiettivi base per questa prima missione. E le finestre servono a qualcosa? Beh, i cestini servono, il mio squall che va subito nel vivo, i cestini servono per non far vomitare la gente in giro per l'ospedale. Ecco il nostro primo paziente, vediamo che cosa gli serve. Dunque, adesso noi dobbiamo aspettare che questo primo disgraziato... Beh, intanto noi mettiamo già una panca qui fuori. Tanto io faccio un pochino di arredamento, base, eh. Sì, mettiamo una panca anche qui. Guarda come si incazza il mio squall, eh. Primo paziente. Dunque, cosa vuoi? Farmacia, stanze. Creiamo subito un'altra farmacia. And get ready to find out what's really going on. But okay. First, here are some people playing musical instruments. Decenni di studi per distribuire gli spazi di attività all'interno di un ospedale. Voilà. Adesso però ci serve ovviamente un infermiere. Allora. Le categorie sono 4, eh? No, prendiamo Lucille. Ci sono le pozzanghere. Guarda, Virior, se aspetti la seconda missione sarà pieno. Non so quanti riflessi vedrai nelle pozzanghere di vomito, però ci sono, te l'assicuro. Io l'inserviente lo pio già subito. L'inserviente è obbligatorio. Christian, ciao Todd, da quanto tempo contento che stai facendo molte live in sto periodo? No, praticamente sto periodo proprio, cioè, vi sto sotterrando di live. Ah, una cosa per cui io sono fissato sono le piante. Non so se anche voi era così, però io sono fissato. Ovviamente vedete che lasciano questo alone verde di benessere e profumo di menta selvatica. Ok, primo paziente, gli mettiamo anche un porta replian. Davanti alla finestra? No, se no si incazza nello squall. La colonna sonora è proprio carinissima. Inserviente e manutenzione. Già te ne ho fatto uno. Posiziona gli estintori. Ok, qui dentro perché sennò qui a fuoco tutto subito. E un altro anche qui. Tiè, posto. Ah, distributore di snack. Lo mettiamo davanti alla finestra. Va bene? E bevande. Mantenere felici le persone. Già sto un passo avanti io. Vorrei mantenerle anche vive io le persone, ma... Dunque, che altro serve? Christian chiede, che gioco è? È Two Point Hospital, l'erede spirituale e non solo del vecchio Team Hospital. Ok, nuova stanza, qui serve la stanza ricreativa per lo staff. Che sostanzialmente è... banalissimo divanetto più una poltrona se ce la vuoi mettere, io ce la metto, tanto quei soldi ci sciacquamo noi. Ok, quando è in pausa? Loro ovviamente all'inizio è tutto automatizzato, si prendono le pause da sole, ma poi voi potete gestirli. Ok, qui vi spiega lavoro. Okay, grazie, basta tutorial. Qui sono semplicemente i nostri quattro operatori, chiamiamoli così, perché ci abbiamo il medico, l'infermiera, la receptionist e pure l'inserviente. Ognuno poi ha delle abilità specifiche che vi salveranno il culo più avanti, ma questo lo vedremo in seguito. Voilà.
comandi oggetto, promozione staff, questo non lo promuoviamo, no. Ti ho già visto che te c'hai voglia di fan cazzo. Allora, che altro serve? Possiamo mettere qualcosa dentro la stanza? Cestino, subito, anche se è bruttissimo. E una pianta perché ci sta sempre bene. I bagni mi sembrano una cosa abbastanza fondamentale. Ah, qui non ci può. No! Vabbè, copriamo la finestra, non ce ne frega niente. Che schifo. Vabbè, mio scolpo, perdonami, dai. Il lavabo. Perché? Perché se non si se non si lavano le mani, poi c'è la diffusione dei germi in ospedale. E ho detto tutto. Sì, quindi i bagni vanno fatti per bene, sì. Guarda che bello, adesso non c'è più neanche la reazione, questi muoiono al primo scarico, al primo sciacquone. No, il gestionale sui cimiteri c'è, l'hanno fatto, adesso non mi ricordo, non mi sovviene il nome, New School, ti prego aiutami. Il lavabo è fondamentale, sì, New School, lo sappiamo. Allora, 5 pazienti in tutto. Nuova malattia scoperta, la morsa. Quando afferra un paziente non lo molla più, colpisce stato di viventi di zucconi fissati con i selfie. Invieremo il paziente per la terapia verso la farmacia. Portali dell'ospedale livello 3, cura 2 pazienti. Vediamo un po' se abbiamo già qualche malattie scoperte fino ad ora, perché ovviamente le scoprite mano a mano. Ci sono tutte le vecchie glorie, chi se le ricorda del vecchio Team Hospital, e ce ne stanno anche tantissime nuove, alcune sono veramente geniali, e sono convinto di non aver visto nulla ancora del gioco. Pazienti, qui potete tenere d'occhio i pazienti, c'è tutta la scheda, guarda adesso tutti verdi, fra 20 minuti saranno tutti in fin di vita. Ok, altre serie diagnostiche. Diagnosi generale. Questa addirittura è andata benissimo, c'è anche la finestra, mio squallo. Ah, la mitica cefalea bulbo, che sarebbe la lampadina. Tomasina Muesli. Vabbè, i nomi sono geniali. Guarda, questi già sono cazzatissimi perché gli sto facendo fare un sacco di straordinari non pagati. Tant'è che quella è andata a riposarsi e mo non c'è nessuno che lavora. Ma cacchio funziona. Sono già in crisi al primo. Con i soldi gioco è bastardello, tipo su Caesar 3 dove la bancarotta incombeva. Guarda, quando devi espandere l'ospedale già dalla terza missione cominci a sentirlo. Quindi comincia piano, è super easy, ma poi sì, cioè abbastanza. Non è punitivo per quello che ho visto fino ad ora, però chissà, magari già la sesta missione, che ci arriverò sicuramente stasera che me lo mangio, e le cose peggioreranno sicuramente. C'è anche un elemento di management, ed è forse la grande novità, perché qui sono state inserite, oltre che alla gestione economica, anche la gestione delle relazioni umane, tipo anche emotiva, fra i pazienti, le tresche, fra gli inservienti, gli infermieri, uomo, donna, 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 uomo, cane, un casino. Sta musichetta Viri la dice la voglio nell'ascensore di casa mia, sì, aspetta di sentirla per 7 ore di seguito però. Allora, che cosa devo fare? No, serve un altro infermiere. Tiè, questo costa un botto, ma ce lo possiamo permettere. E staff. Sì, vabbè, assumi. Assistente. Questo mi sembra che... Ok. Coccoloso e spietato, sì.
Allora, altri due medici. Allora, io direi di fare un'altra stanza. L'ufficio del medico di base. Tieni. Assumi altro medico. Florence Zucchin. No. Chi è questo? Ma cosa sto facendo? Non ci capisco più un cazzo. Medici. Barney. Ti pareva? Infatti mi sembrava costava troppo poco quello. No, cestino fuori dal cesso immediatamente. Porta le bilance, lo rimettiamo. Prima di andare al cesso che non si sa mai. Tiè. Beccate sta pianta, pure te. Panca viola, no. Tanto qui vi faccio vedere una rapida carrellata sugli oggetti, che sono tantissimi, e adesso la maggior parte non li potete vedere, eh. Questi sono solo quelli base. Ok, momento degenza. Quindi adesso dobbiamo costruire il reparto. Sì, questo lo facciamo bello grosso, dai. Entra un altro qua, vero? Tiè. Che spettacolo. Vai. Mettiamogli pure un armadietto che non si sa mai. Tiè, beccatene pure un altro. Oddio, questo l'ho messo malissimo. Al muro. Ti ho detto vai al muro. Vai, tiè. Infermiere, vai, lo assumiamo subito. Virio, in questo periodo cosa stai giocando? Two Point Hospital, esatto. Morlo è completamente impazzito con Dead Cells comunque, eh? Cioè dopo la live di Beside è partito di testa, gioca solo a quello, ha ricominciato. Cura tre pazienti con cefalea bulbo, quindi altra stanza, dobbiamo creare la stanza fatta apposta per curare la malattia. All'inizio ogni stanza cura una malattia sostanzialmente, poi più avanti invece anche due. Yeah. Medici. Beh, qui ne prendiamo uno. Poppy Light lo assumiamo immediatamente. Tra l'altro è un disgraziato, non costa nulla. Tre armadietti per 5 letti. Sì, lo so, New School, va bene? Adesso ce ne metto un altro. Aspetta. Dobbiamo prima selezionare questo. E armadietto, tiè, guarda. Pure uno. Lo so, forse c'ha ragione, fanno un po' schifo messi così. Tiè, adesso sei contento? Ce n'è sempre uno in meno. Vi faccio vedere cosa sta succedendo qui, eh. Hanno svitato la testa alla lampadina. Adesso gli mettono una testa nuova. Pieno stile Team Hospital. È morto il primo paziente? No, dai, non ci credo. Allora, ragazzi, se volete vomitare, anzi, adesso vi metto pure una piantina bellissima. Tiè, enjoy. No, sì, lo so, Ivan, te c'hai ragione perché sei un infermiere, sei preciso, però no. Sì, pure non c'è spazio. Questo l'abbiamo dato via. Allora, il numeretto che vedete sulla testa, questo è già il fantasma del nostro primo paziente morto. Per scacciarlo servono gli inservienti con l'abilità Ghostbuster, che ovviamente adesso io provo ad assumerli. Ce l'ho! Lidia! Tieni, e qua Lidia. Divertete con... adesso vi faccio vedere come... me lo ammazzi per favore? Con l'aspirapolvere sostanzialmente. Tiè, posto, pure un altro. Cura tre pazienti con cefalea. Grazie, Yu. Allora, poi, oltre che ai soldi, i soldi che sono... sì, te promuovo, tiè. Grazie. Allora, oltre che ai soldi, abbiamo i kudos, che sono questa roba qui, che sono... praticamente si ottengono...
completando le sfide, che non sono gli obiettivi ma sono anche altre cose opzionali che potete scegliere se accettare o meno nell'arco della partita, nell'arco della, insomma, della missione, della singola missione. Alcune le potete fare addirittura, potete fare le sfide con gli altri giocatori online, quindi è cosa che ancora devo provare, però l'opzione c'è, quindi sicuramente va approfondita e sembra una cosa interessante. Per cortesia, per evitare di sentire male psichico e fisico, chiudi questa live e fallo per il tuo bene. No, ma adesso non c'è niente. Poi vi apro l'altro ospedale che c'ho. Dovete vedere che casino. C'ho più morti ammazzati nei corridoi. Ne è morto un altro. Ecco, questo sta per morire, eh. Aspetta che lo seguiamo in diretta. Stai per morire? No. No, non stai per morire. Che cazzo te lamenti? Allora, quindi queste potete vedere ogni mese le entrate e le spese. Quando quelle in verde superano quelle rosse, in genere è sempre un bene. Psichiatria con finestra aperta all'ultimo piano. No, la psichiatria la sblocchi solamente dalla terza missione. Allora, assumi. Non so se prenderne un altro. Vabbè. Stanze. Direi che per il momento ci siamo. Quello è morto. Forse farei un'altra stanza general, però no, vabbè, ce l'abbiamo. Allora, che cosa sblocchiamo, ragazzi? Condizionatore piccolo? No, non ci serve, perché più avanti andate nel gioco, più vi spostate all'interno della mappa, andate anche in zone più calde, zone più fredde, quindi anche il clima influisce dentro l'ospedale, quindi vi serviranno condizionatori, termosifoni e poi in teoria anche a seconda di che zona state avrete tipologie di pazienti diversi. No, le animazioni sono bellissime, Manuel, cioè, è ovvio. Hanno rispettato perfettamente, anzi, hanno evoluto perfettamente lo stile del vecchio Team Hospital. Io voglio sbloccare questo, l'arcade della Sega, ma costa 500 kudos. Troppo. La fontanella, non c'ho manco i soldi per sbloccare la fontanella. Allora vi metto il distributore di... No. Porta rivista, tiè. Tiè, lo metto qui. Adesso divertite. Ci muoio. La metà, ragazzi, non dico la metà, ma ce ne restano parecchie al mio ospedale. Stanze, che altro ci serve? Mi sa che per la prima missione, fra l'altro, basta così. Siamo già in anticipo. Però posso migliorare. Vado su oggetti. Facciamo un'altra accettazione, dai. Poi più avanti sbloccate anche l'evoluzione degli stessi oggetti che state vedendo adesso. Potete anche migliorarlo esteticamente. Chi ci mettiamo a lavorare qui? Te va benissimo. Quindi se io clicco sopra uno di loro, potete vedere tutti i dati e ci sono le informazioni generali. Cioè lo potete semplicemente raccogliere, cioè lo prendete per la collottola tipo mamma gatto col gattino piccolo. No, non te voglio licenziare, scusa. E poi lo puoi mandare a fare una pausa, revisione dello stipendio, incarichi, eccetera eccetera. Qui potete cambiare direttamente lo stipendio, potete formarli, perché una nuova stanza è la stanza per la formazione, potete chiamare gli esperti dall'estero, insomma roba assurda. Poi potete guardare anche il morale con le sue necessità e bisogni, cioè la temperatura, che vabbè ovviamente al primo livello è standard, l'igiene, l'attrattività dell'ospedale, vabbè, la sete, la fame, ha bisogno del bagno, e la felicità e l'energia. Ovviamente poi li spompi tutti già dalla seconda missione. Che cosa ti serve, scusa? Che volevi? Distributore di snack. Sì, assumiamo una... Ivan, ti assumo come infermiera. Questa costa un botto, vai. Questa è super produttiva, l'ho già vista. Te sei al lavoro? Bene. Altra pianta, subito. Le metto in maniera compulsiva, lo so.
Ah certo, ieri ho visto uno streamer che aveva un insegnante così esperto che faceva tutoring ai medici. Assolutamente, infatti il vantaggio di istruire il tuo personale, e poi ti affezioni ovviamente anche a alcuni dei tuoi personaggi, perché ripeto, tornando indietro ritrovi quei personaggi, magari in missioni particolarmente lunghe, ci sono anche missioni che durano tranquillamente 2 ore e mezzo, e diventano talmente bravi che li puoi chiamare anche dall'altro ospedale per fare proprio... Intanto vi concedo questa bellissima inquadratura sul cadavere, e li puoi formare al punto che loro stessi possono fare tutoring agli altri tuoi, che siano inservienti, medici, infermieri, quelli che te pare, insomma. Allora, questa che vedete qui, se ci cliccate sopra, è il numero della fila. Stanze, no, ancora non c'è nulla. Perché le cose non funzionano? Sì, funzionano bene. Dai, fa tutto alla grande. Che c'è? Fa benissimo. Ah, ovviamente poi potete fare anche gli upgrade alle singole macchine. Potete comprarle dall'esterno già upgradate, oppure potete farli fare ai vostri inservienti se hanno l'abilità quella da ingegnere, e se non ce l'hanno gliela potete insegnare, ma poi ovviamente serve anche un livello elevato per fare gli upgrade, quelli più importanti. Sì, me ne sono già morti 3, Carlo, ma vuoi mettere quanti ne abbiamo curati, scusa, eh? Obiettivi, no, scusa, no, queste sono le sfide online che al momento non ce l'ho. Morte di un paziente, brutte notizie, morte del nostro primo paziente. I pazienti possono morire se la terapia fallisce o se aspettano troppo e la loro salute si deteriora. La reputazione dell'ospedale ne soffrirà. È possibile anche che il paziente torni per infestare l'ospedale. In tal caso ci servirà un inserviente con la qualifica da chiappa fantasma. Noi già ce l'abbiamo, perciò non siamo assolutamente in pericolo. Possiamo metterlo anche super verticale, eh? Oh, tiè. Perfetto. Poster della cefalea a bulbo. Quindi adesso ce l'ho, lo metto subito. Cioè ovviamente, guardate quanto è figo. Adesso io ne metto 45. Nel caso... Tiè. La panca argentata probabilmente è una delle cose più inutili della storia, però io ce la voglio mettere. La storia degli ospedali d'America. Voi mette? Voglio vedere che cosa scelgono. Poi sostanzialmente è la stessa. No, vabbè, dai, c'ha le finiture più fighe, c'avete ragione. Allora, Todd, un mio parente è venuto al tuo ospedale tutto contento perché facevate sia colonoscopia che gastroscopia e lui doveva fare entrambe. È però un pochino contrariato per il fatto che usiate lo stesso tubo per entrambe le cose. Vabbè, di all'amico tuo, anzi allo zio tuo, che si deve pure accontentare. Noi siamo in partenza adesso. Non so se sbloccare il cassonetto distributore di dolci. Prima le priorità. Tiè. Poster portanti, sì, probabilmente quella stanza è tenuta in piedi solo da quello. Ah, cacchio, la libreria, è vero. Cura 25 pazienti, porta il livello di ospedale 6, ci siamo quasi arrivati, che posso prendere adesso? Altre stanze. Vediamo un po' i pazienti. Questo che c'ha? Questo curato. Jackie Biscotti. Ufficio del medico di base, terapia inefficiente, ho capito, Bergerà, tranquilla, ma ci arriviamo. Dai, facciamo un'altra stanza per la degenza, no, non serve. Facciamo più che altro un altro ufficio del medico di base, sì, tiè. No, chi te l'ha detto, sta buono. Questo, siccome è stato bravo, gli mettiamo un altro schedario e addirittura una finestra che dà verso l'interno. Eppure, vi dirò di più, pure a questo qui.
I admire our station manager's optimism. No, posso mettere. The most callers we've ever had in a day was six. Sì, sì. C'è tutta la spending review nuova adesso. Troy Patio. Killmeister. Tiè. Trump. Avevo letto Trump per un attimo. Forse non era. Michele, consideri questo titolo come solo un grande tributo oppure un nuovo inizio? Gli sviluppatori hanno detto niente a riguardo. No, gli sviluppatori hanno detto che esplicitamente volevano creare un seguito svecchiando un pochino la formula, ed effettivamente devo dire, per quello che ho visto fino ad ora, ci sono riusciti. La verità è che questo tipo di gestionali fatto in questo modo, con questa vena comica, non ce ne sono tantissimi. Poi questo in particolare, ecco, sì, c'ha una sua identità talmente precisa e riconoscibile che, ma non solo per chi l'ha giocato all'epoca, anche per chi, cioè, ci si avvicina ora, cioè è impossibile non rimanere, non dico folgorati, però neanche ammaliati, però dai, qualcosa ti smuove, perché sia per lo stile grafico che per la direzione artistica, per il tipo di umorismo che è super british. Ora io non so se voi state sentendo anche non le musiche, la radio con lo speaker che dice delle boiate incredibili, però ecco, c'è veramente, è un sacco carismatico come titolo, quindi secondo me va bene anche per, paradossalmente, per le nuove generazioni. Si fa per dire, insomma, se c'è ancora qualcuno che nelle nuove generazioni gioca ai gestionali più o meno in questo titolo, tipo simile a questo titolo, sicuramente qui ci va a nozze. No, c'è qualche nuova meccanica, c'è la meccanica, a parte le interazioni multiplayer, però c'è la meccanica del tutta la dimensione del psicologica dei singoli personaggi e le loro interazioni, che però ancora non sono riuscito a comprendere appieno, perché cioè devi andare molto più avanti. Adesso dove sono io alla quinta missione, che è quella dell'università, no, finita quella dell'università, che sono proprio in un'altra area, infatti lì c'è la neve e devi mettere anche i condizionatori, i termosifoni, cominciano a cambiare perché alcuni magari non vanno d'accordo con altri, insomma roba assurda, qualcuno non ti viene al lavoro. Comunque io direi che adesso possiamo andare avanti e andare alla prossima missione, se non c'è bisogno che la finisco questa. Black and White 3 la vedo difficile, Ivan. Ok. Psychology convention today. Should all work out nicely. C'è Wildborn che lo sta giocando in Neural. $500 per una visita medica ospedaliera, qui ci si lamenta del servizio sanitario nazionale. No, sì, vabbè, vedrai quanto questo ovviamente è basato sul sistema americano, quindi io direi che $500 sono anche pochino. Allora, nuova stanza, psichiatria. Dove sta? Eccola qui. Dove la mettiamo? Io direi qui. Doppia finestra. Tiè. Ok. Però ci mettiamo anche uno schedario, dai, che non sta brutto. E immancabilmente una pianta. Ok, adesso ci serve il dottore. Bergerà. La inauguro io la stanza, dice Manuel. Allora, innanzitutto gli dobbiamo questo che è bevande, sì, burpe e bevande, quindi ci servono gli snack, se no non mangiano sti disgraziati. Più avanti si sbloccano anche quelli salati, bevande energetiche, ecco, li vedete qui. Questo che negozio di articoli da regalo non ho mai capito a che cazzo serve, ragazzi, perdonatemi, però mi fa un sacco ridere, e nell'end zone che avevo fatto a Londra con gli sviluppatori l'avevo sbloccato subito. Poi c'è lo scheletro dell'esposizione, è stupendo, però c'è della roba che costa veramente tantissimo. Ah, ma questo 5 kudos, pure il poster di Roche, subito. Tabella della misurazione della vista.
mettiamo dentro. Yeah. Ovviamente arredarlo migliora l'attrattività dell'ospedale, quindi ovviamente arriva più gente e è aumentato il flusso dei pazienti. E poi ci sono proprio degli obiettivi che te lo richiedono, eh. Ok, Freddie Mercury in ospedale. Questa è una malattia nuova, la rockstarite la possiamo chiamare. Praticamente si credono delle rockstar e vanno in giro vestiti come Freddie Mercury e camminano esattamente come Freddie Mercury. Questa non c'era sul vecchio Team Hospital, vero? Allora, Todd, secondo te i giochi del genere potranno mai arrivare su console? Guarda, figlio di un dio minore, in teoria io questo qui, il vecchio Team Hospital, l'ho giocato su PlayStation, che è uscito un anno dopo, nel 97 arrivò, quindi cioè, l'hanno fatto negli anni 90, lo possono fare tranquillamente anche ora. Ripeto, per come è migliorata l'interfaccia, per quanto è intuitivo e per come hanno creato, come stanno creando, insomma, per quello che ho visto fino ad ora, la curva d'apprendimento, secondo me ci sta alla grande su console. Che altro serve? Ok, innanzitutto dobbiamo creare i bagni. Realizzazione tecnica non dovrebbero esserci problemi visto che è fatto con Unity. No, ma è poi super leggero, ragazzi, sapete quanto pesa su PC? Meno di 2 giga. Questa ovviamente è la grafica al massimo, è proprio easy, ma secondo me lo mettono anche su Switch tranquillamente, ma proprio easy anche lì. Ecco, qui avete una bellissima panoramica sulla donnina che vomita nel secchio. Allora, che cosa vi serve adesso? Stanze, innanzitutto, vabbè, le facciamo tutte. Cacchio sta? Basta così, tieni. Assumi infermiere, subito, ce n'abbiamo tra l'altro zero. Vai al lavoro, Crispola. Nuova tecnologia. Ok, questo è quello che vi dicevo prima. La Bungle Touch ci ha dato accesso ad una parte della sua ultima tecnologia, un miglioramento per il miscelatore di farmaci per la farmacia e uno per lo scanner rapido, 2 per la diagnosi generale. Se li acquistiamo per i nostri macchinari li renderemo più potenti. È quello che vi dicevo prima del potenziamento, degli upgrade. Però ci serve... Ah, quello fra l'altro sta... Questo rischia di morire perché sta aspettando il... reparto degenza e non l'ho manco costruito io, quindi forse è il caso che io lo costruisco. Mettiamo qui. No, forse lì no. E... Yeah. Ma facciamo mettergliene uno di qui? No, vai a cagare. Guarda, tieni Carlo, questa è per te. Guarda che spettacolo. Ognuno c'ha il suo maledetto armadietto. Tieni. Assumi infermieri. Questo costa un botto, ma ce lo mettiamo. Quanti soldi ci abbiamo? 129.000. Beh, ancora possiamo permetterci qualche follia. Che succede? No, non chiedetemi che... No, vabbè. Non chiedetemi che cosa è successo. Momento incredibile di disagio. Scusate ragazzi, siamo tornati. Eccoci.
Non so, raga, vi giuro, non so che cacchio è successo. Non so che cosa è successo. Allora, stanze, torniamo a noi. Ah, stanze dello staff. Poltrona, tiè. E adesso te lo miglioro. You may not even be safe in your own home. That's why che altro serve? Jumbo security systems will fill your house with cameras. Le pubblicità so meravigliose. And even recommend what products to buy based on your behavior. This is great. Jumbo. We spy because we care. We spy because we care. More 2 point. More often. This is 2 point radio. Assumiamo un dottore da mettere qui. Vai. Assumi un inserviente. Quindi adesso possiamo migliorare. No, questa no. Questa qui. Ok. 10.000. Ah, serve l'altra stanza, tra l'altro. Quella per la diagnosi generale. L'ho manco fatta io. Serve un altro assistente, forse è il caso di prenderne uno. Non c'è il cambio. Creiamo. Tieni, vai a lavorare. Fancazzista che non sei altro. La puntanella mi piace tanto, però psichiatria non sta lavorando nessuno nel mio cazzo di ospedale, perché? Oh, ciao Morlu, ben arrivato. E... nuova tecnologia, il miglioramento del macchinario è stato completato, a posto, bomba. Mo famo quest'altro, fatti 10.000. Ah certo, figlio di un dio minore, guarda, puoi fare così. Fai, modifica. No, aspetta, scusami. Questo è per raggiungere o togliere proprio la superficie. Mentre se fai così lo puoi direttamente spostare. Grazie Morlo. Ci penso io, tranquillo. Stanze, che altro serve? Carlo? Ah, il mitico spadellatore. Non so dove cazzo mette la sua stanza. Bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, just turn up that volume, because nothing drowns out the sound of sick people like the voice of a world-class DJ. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Sto facendo veramente la merda. Dei gravissimi problemi. No, scusate raga, vi prego, quanto fa schifo il posizionamento di sta stanza. Allora, questo lo mettiamo qui. Ti basta? Aspetta, no. Dai però. No, scusa, Te lo voglio togliere io. Ma sei veramente un grandissimo rompicoglioni. Non ti serve tutto questo spazio. Vabbè raga, entrate per di lì, non mi rompete le scatole. Anzi, sapete che vi dico? Ah, posso comprare anche questo lotto? Ah, interesting. Tutte le cassette all'inglese. No, sapete che vi dico? Non ci devono entrare per lì, basta.
possiedi due edifici, io voglio prendere, prendo questo piccolo, dai, distruggiamo il parco per parco giochi dei bambini. Qui un altro cestino ci sta da paura, ci vogliono tot giorni per costruirlo. Vedete che stanno smontando tutto. Porta le pliante, lo mettiamo qua. Allora, allo sparillatore non ci sta a lavorare nessuno? No. Assumi. Allora, no, non solo ho creato il corridoio cieco, adesso glielo blocco pure. Non ci devono neanche... Vi ho detto che non ci dovete entrare lì. Tiè. Scavalcate la panchina, stronzi. Sai, ci faccio le trappole. Tiè. Quel muro, quel posto non esiste, va bene? Quell'ingresso non esiste. E assumi un altro infermiere. Vai. Tiè. Allora, altra stanza. Psichiatria. Tiè, guarda il muro tu. L'antincendio ce lo mettiamo. Poi oggetti, un'altra accettazione perché fa sempre figo qui davanti. Ok, panca argentata, subito. Forse c'ha ragione Carletto, sto finendo i soldi, quindi è meglio se mi calmo. Vabbè, è normale, sono passato di là. Allora, qui si sta creando la fila. Quindi l'ultima cosa che devo creare, poi giuro Carletto che mi calmo. È questo qua. Però una piantina gliela mettiamo, dai. Vai. Ci vanno qui? Ma non ci vanno, è bellissimo. Guarda questi, con le padelle in testa. Questo sta aspettando di essere curato probabilmente dal 59. Nel frattempo ragazzi siete 850, grazie di cuore. State guardando questo sfacelo della riforma sanitaria ad opera di Montagnoli, del ministro Montagnoli. Che, cosa per le caramelle quando è uscita dallo psichiatra perché siete stati bravi, vi ce l'ho detto. Però anche in porta dei piani, che vi dice che le caramelle fanno male, giustamente. Padiglione degenza, Carlo, non c'ho una lira, adesso devi aspettare. Nuova malattia, Portishead. Allora. Che altro serve adesso? C'è qualcuno che non lavora? Mamma mia, guarda che tragedia. Lo staff, stanno tutti malissimo. Hanno finito l'energia perché non si riposano, io faccio fare dei turni stressantissimi. Guarda l'inserviente come sta messo. Prossimo al coma. Ah, ma guarda che stanno benissimo, dai. Bellissimo. Derek Fromage. Ma no, ma gli bastano, dai, ce ne metto un altro po', ma secondo me ci hanno bisogno. Tiè, mettiamo un'altra poltrona. Che cazzo sta facendo? Cosa gioca? Vabbè.
Oh, vedi che spettacolo? 10.000, tiè. Adesso piano piano. Che merda, ragazzi, sono veramente un arredatore di merda. La caffettiera non c'è, non ce l'ho, la devo sbloccare. Oh, le freccette, ma non ce l'avevo l'altra volta, ma neanche la televisione. Perché non ce l'avevo? Tavolino da caffè. Sì, dai. Gliela sblocchiamo volentieri la televisione, scusa. Anche l'altra volta non me l'avevano data. Beh, allora, forse è il caso. Allora, mettiamoli così, dai. Vabbè, però quanto sei veramente, esagerata sei, scusa. Pure il tavolino da caffè. Cavolo, la lampada, il puff, lì. Ma perché non ce l'avevo io sta roba? L'attrezzo ginnico? Ma perché adesso sì e l'altra volta no? Adesso sei contenta? Dai, guarda quanto è carina sta stanza. Eh? Sì, annaffia la pianta. Sacco da box addirittura. Appare ora stanno lavorando. Ma guarda che merda sto padiglione, è orribile. È orribile. Io vorrei sbloccare un puff però. Assolutamente senza senso, lo voglio lasciare qui in mezzo alla piazzetta. Sembra interessante come prospettiva ricreativa. Vabbè, adesso assumiamo qualcuno. Scusate. Tiè. Tu che vai a bomba, lo so. Di qua ne serve qualcun altro. Vediamo un po' pazienti come stiamo messi. Psicologia va bene. Questa è morta, quindi va benissimo. Stai attento la prossima volta, lo farò, grazie. Allora, questi qui che ci hanno bisogno? Allora, qui, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere prima, è la schermata proprio da businessman, nonché la primaria dell'ospedale. Qui potete gestire tutte le, insomma, avete tutti i vostri istogrammi, i grafici, l'estratto conto, e potete, vabbè, vedete le percentuali, i premi, perché poi alla fine di ogni anno arrivano le premiazioni per il miglior ospedale, praticamente gli Oscar degli ospedali, gli Oscar della sanità. Poi potete ritoccare anche i prezzi. Quindi potete scegliere se una diagnosi di cardiologia di base sta a $1000, voi la potete alzare a $1200. E potete alzare addirittura tutto, ma la reputazione ne risentirà. Poi potete prendere anche i prestiti, e questo, anche questo mi sa che è nuovo, ci sono le banche, e a seconda di come vi relazionate con le banche vi fanno il prezzo per il, insomma, per il mutuo. Mutuo, vabbè. Se tu puoi interriare dove metti i user a sgobbare i primi di sonno relatori. Lo recensisco io anche quello. Posso già andare al prossimo? Ah, possiamo andare alla prossima missione addirittura. Senza una lira però. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Now it just won't be the same. Allora, adesso non so se mi fanno spostare. Come potete vedere, qui c'è il circo vicino, e quindi vicino al circo ci stanno quelli malati di clownite, che penso vi ricorderete. Qua su sopra purtroppo non mi fa spostare, però c'è la zona quella dei ghiacci. Guardate quanto è figo questo qui. Vabbè. E poi qui c'è la città grandissima che non si può vedere, non è questa qui che si vede al bordo. E poi ci sta anche la centrale nucleare. E non aggiungo altro. Ci muoviamo al prossimo? No, vabbè, però non c'è una lira. Dobbiamo ancora restare a questo qui, mi sa, un altro pochino. Dai, poi ci spostiamo all'altro. Finiamo di mettere a posto questo. Fottering. Che Tiello TV, buonasera a te. Con la fila ci siamo? Questo che vuole? Tiè, trovo lo speech, così sei contento.
Ah, cardiologia, cavoli. Cardiologia, che poi guardate quanto è brutta la stanza per cardiologia. Cioè, sostanzialmente è solo il tapiro là. Però noi ci mettiamo anche uno schedario perché fa figo. Niente, zero kudos, quindi non ci possiamo dire. E serve solo un'infermiera. Vai. Keep up the stalling work, Sally. Ivan, ma secondo te un gestionale serioso, realistico di un ospedale quanto mercato potrebbe avere? Mamma mia, Ivan, secondo me è molto pericoloso. Io dico che forse questo è l'unico modo per farlo. Se no ti immagini che situazioni triste. No, a me non voglio neanche pensarci a un eventuale reparto oncologia. Dovrebbe essere qualcosa di terrificante. Io dubito che funzionerebbe. Altre stanze, serve un'altra stanza per psichiatria? Vedo che il flusso va abbastanza bene. In realtà dovrei aumentare. Ah, devo migliorare i macchinari di nuovo. Questo lo posso migliorare? No. Questo sì, però neanche. Qual è l'altro macchinario che potevo migliorare? No, neanche. Questo? No, l'avevamo già migliorato. Non si può migliorare. Oh, ok. La svitatrice. E l'altro qual era? Spadellatrice? No. Non riesco a capire qual è l'altro. Non è clone di Team Hospital, Luca. Cioè, è il seguito. È fatto dagli stessi di Team Hospital. Aspetta che vi metto pure una panca argentata qua fuori. Tiè. E ovviamente l'immancabile pianta. Perché dici che non è raggiungibile? Non è vero. Dire cazzate. Allora, qui che altro serve? La fontanella pure. La yucca. Il cactus costa tantissimo. Non si possono spendere 200k per un cactus. Questo che c'ha? Felicità 62%, vabbè. Kestrel, cazzi tuoi alla fine, eh. Il fantasma che ha lasciato i suoi meravigliosi bisogni, tu la puoi. Ah, la puoi aspirare, beh, vai. No, non sta parlando nessuno da me, mio. Qui sta riparando, io non capisco perché non possono riparare questa qui. Vabbè, tanto la ripariamo. No, io vi prego, guardate che merda l'ingresso nord del mio ospedale, bloccato. Fra l'altro c'è il sensore, quindi si aprono le porte come nella realtà. Bellissimo. Qualcos'altro? Sono ancora con 63.000. Pazienti per il reparto in arrivo. Allora, sfide online. Ok, queste sono le sfide organizzazioni. Competi con le altre organizzazioni sanitarie in una serie di sfide a tempo, ottieni ricompense extra e il diritto di vantarti, ovviamente, trionfando sui tuoi rivali. Affronta le organizzazioni rivali della contea di Two Points o sfida gli ospedali dei tuoi amici di Steam. È quello che vi dicevo prima. Profitti, sfida curi o sfida diagnosi, per ora. Direi che sulle diagnosi non andiamo molto forte. Neanche sui profitti, forse sulle cure. Vogliamo sfidare Wildbone? Ah, 180 giorni. Sì, vai. Vai Wildbone. Vabbè, l'abbiamo attivato. Vediamo che succede. Che cosa sta facendo? Ma ho visto bene, ha appena pisciato nella pianta? E laboratorio di ricerca SNI, almeno per quello che ho visto fino ad ora. La missione dell'università è basata su quello, quindi puoi, c'è uno studio di biologia tipo.
sto vincendo, sì, dai. Manda un'immagine ai rivali. Colpi rimasti, ma è bellissimo. Cioè, quindi tu puoi fare uno screenshot di quanto stai vincendo. Che meraviglia. Allora, qui serviranno dei bagni, ovviamente. Però li facciamo easy questi, eh. Perché? Per adesso sono più forte. Quelli altri non stanno giocando, ovviamente. Oh, momento degli Oscar. Momento degli Oscar. Vai. Medico dell'anno, vai. Apriamo tutto. Medico dell'anno, infermiere dell'anno, inserviente dell'anno no, premio dei pazienti, un'onorificenza speciale assegnata dai pazienti, votano sulla base della reputazione e del successo delle terapie. Meglio che così non poteva andare, ragazzi. Ovviamente questo ti dà un filino di bonus, quindi un pochino di respiro in termini economici. Psichiatria, siamo a posto. Te dove cazzo vai, scusa? Stai andando a morire dietro la siepe? Sei abbastanza compenetrato con... Vabbè. Vabbè, bocca al lupo. Dunque, io direi che possiamo andare. Ci abbiamo 117. Vabbè, dai. Andiamo a quello successivo, cerco di farvi vedere più possibile, il più possibile, cioè più stanze possibili, più specializzazioni. Questa forse è la missione della che ti insegna la, ecco, sviluppo dello staff, esatto, la formazione, licenza di formazione. Il Ministero della Salute di Two Point ci ha promesso una licenza se dimostriamo il nostro impegno a mantenere il benessere dello staff qui a Fluttering. Veramente molto piccolo. Voi fra l'altro potete comprare anche i lotti questi qua, eh. No, 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 annulla, annulla, non lo volevo qui già. No! Vabbè. Ho speso tutti i soldi. Vai a cagare almeno, Montagnoli. Maldestro che non sei altro. Vabbè. Facevo finta che non è successo niente, raga. Che tordo. Vabbè, andiamo avanti. Voi fate finta di non aver visto nulla, eh? Che te possiano. No, tra l'altro non so cosa metterci dentro a quel cazzo di reparto. Ufficio base del medico. Cioè, ufficio del medico base. Mamma mia, ragazzi, proprio sto facendo di merda. Vai, buon lavoro. Qui ci mettiamo stanze, io ci vedrei bene i bagni qui. Non c'entrano un cazzo adesso, no? Allora, assistenti, subito, prego. Assumi, medico. È successo che sono un coglione, Carlo. Sei partito benissimo, sì, lo so, ragazzi. Scusate. Allora, altra stanza che serve in genere come seconda stanza, è sempre la farmacia. Ah, lo mettiamo così, così blocchiamo l'ingresso e non ci rompono più le palle. Tu vuoi già la... Vai a fanculo proprio, eh. Ti ci mando proprio subito. Il reparto mi costa troppo, 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 troppo. Dite che la
fatto troppo piccolo? Sì, direi di sì. Vabbè, però uno qui sotto la finestra ce lo vedo bene. Oh, guarda bello. Carina, dai. Ci sta. Assumi. Infermieri. Che cosa vomiti per terra tu? Non ve meritate, in questo ospedale non ve meritate neanche le panche d'argento. Vai. Estintore subito, perché sennò piglia poco. Ancora all'inizio no, però. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil, sticking your hands in a bit of manure. Oh, I can almost smell it now. No, wait, the sewage pipes burst again. No, my mistake. Anyway, keep those fingers green. Ok, assumiamo un altro. No, ce n'è già uno. Cavolo stai facendo tu lì? Allora, altri membri dello staff, assumi inservienti, che non ce n'è neanche uno. Mi servirà quello con acchiappa fantasmi sicuro, visto i morti che ci saranno fra nel giro di 5 minuti. L'inverno quello sotto la finestra. Vabbè, dai. Ma questa è una zona, clima continentale, tranquillo, leggermente ventilato. Ma poi vedi, guarda, c'è sta barriera artificiale, no, con le case. Io volendo posso comprare anche questa? No. L'8.5, 50.000, questa? No. Per fortuna. Cioè, guardate, gigantesco. Ho preso un reparto gigantesco, vuoto, non so cosa cazzo farci. Vabbè, cominciamo a creare altre stanze, va. Allora, diagnosi generale, serve. Tiè. Questo davanti alla finestra andrà bene. Altre stanze, stanze dello staff. Compriamo la televisione subito. No, troppo piccola. Vabbè, oh, quanto siete esagerati però. Prendi anche quello lì a fianco che costa poco, guardate che roba. Adesso voglio fare una corsia intera di letti, così, cioè tutto il filone di letti e basta. Non c'è neanche i pazienti proprio. Giustamente. Cazzo stanno a fare qua? Cioè gli inserviamo, non c'ho più neanche un paziente. Come sto messo con le sfide, Oh, dai, oh, vedi invece? Guarda come funziona bene. Oh, sei contento Carlo? Guarda che spettacolo. Allora, altra stanza. Cardiologia. Altra stanza. Psichiatria. Meravigliosa sta cosa. Don't put your health in the hands of a quack. Come to bunker. Oh, cazzo, gli armadietti creep, c'ha ragione. Scusa, li metto subito. Mettiamo anche questo. Poi other hospitals offer leeches. Ours will leave you speechless. E caramelle sempre. Se no mi dicono che l'ospedale è un po' spoglio. Questo lo mettiamo qui. Così vi divertite. Allora, armadietti. In questa stanza, oggetti, armadietti. Allora, due ne mettiamo qui. Mi sembra che ci stanno molto bene. Uno qui. Adesso sono pure troppi.
No, 2, 4 e l'ultimo 4. Bomba proprio. Allora mi dice, Todd, senti qua, questo è Michele, la settimana scorsa stavo guardando Telenordest e parte un servizio sul vecchietto appassionato della Grande Guerra che parla della funzione delle gavette degli alpini, al che ho notato la musica di sottofondo particolare era quella di Battlefield 1. Ah sì? Curiosa sta cosa. Beh, adesso, dopo ci guardo. Mettiamo un posterino qua. Ma questo è fighissimo. Pure il monitor da parete. Armadietto delle medici. Ma perché io non ce l'avevo tutta sta roba? Cioè, avevo solo tutte queste piante maledette. Modello anatomico. Il Jackson Pollock. Il quadro del Doge è stupendo. Il certificato che poi me l'hanno tolto. Vedi, aumenti l'attrattiva dell'ospedale. Sì, vabbè, l'attrattività dell'ospedale. Ehi. Allora. Promozione, ti è? Così sei contento. Vai. Sì, c'è pure il rosario, esatto. Allora, dobbiamo assumere un medico. Questo, Imogen, ti è? Oggetti, panca argentata, ti è? Guarda che bel momento. Io ci metto anche un estintore che non serve in questa stanza, ma nell'eventualità che questo non ne vuole sapere curarsi, magari lo sbatti in testa. Ah, la libreria vorrei sbloccare io. Da sempre un tono di serietà. Mastrobo, scusami, non so. Sì, buonasera anche a te. Allora, che altro serve? Assumi immediatamente un altro medico, subito. Licenza di formazione. Ok, adesso ce ne abbiamo. Io pure un altro assistente. Soldi ce l'abbiamo? No, non ce lo possiamo permettere. Allora, adesso dobbiamo creare la stanza. Eccola. La stanza della formazione. Ah, ma allora scusate, dall'altro lato ci facciamo proprio la scuola. Così c'ha pure senso. Guarda, bella. Stanza di formazione inutile, gigantesca. Adesso lo faccio. Tiè, guarda che figata. Ok, guardate che figata. Mettiamo sfalsati, eh. Tipo Breakfast Club. Aspetta, lo stai. Ah, ma che meraviglia. Per la gioia di Carlo Cicalese. Bello, secondo me è fighissimo. La finestra, bello, fa fighissima anche la finestra. Un cestino. Mettiamo però vicino all'uscita. Che la pianta obbligatoria. Mettiamo qui. Formazione, vai, guardate che figata. Ok, ci clicchi sopra e quindi puoi scegliere su cosa formarli. Per esempio, gestione reparto 2. Ok, quindi scegli la tipologia di corso che vuoi fare. Formatori disponibili: Gordon Nightingale, formatore ospite, quindi non è lo paghiamo da fuori, viene da fuori. Vuole $10,000 più altri $10,000 per tirocinanti. Vabbè, tanto c'è solo questo. E ce ne abbiamo solo uno, Nigel Fluff. Inizia corso, vai. Quindi abbiamo fatto sta mega aula magna e non ci facciamo un cazzo perché poi non c'ho ovviamente quelli da istruire. Però, fa figo. Quindi ovviamente per la durata di quel periodo noi dobbiamo trovare un sostituto a quel disgraziato. Questo mi sembra... sveglio, vai. Che problemi ci avete voi, ragazzi? Oh, il Mimo, che deve andare dallo psicologo.
qui sento rumori poco confortanti. Sì. Allora, accetto la sfida, vai. Monociglio. Distributore di snack, perché fuori dall'aula magna ci vogliono sempre. Guarda quanto non c'ha voglia di andare a lezione lui. Ah, quello è l'insegnante. Beh, mi pare anche giusto. Allora, io direi di mettere una mini accettazione anche di qua, proprio davanti all'ingresso. Vabbè. Niente, ci mettiamo un altro. Questo va benissimo. Adesso altra stanza. Altro reparto. Adesso mettiamo di qua. Lost and found report. Green song. Medium to large hall. Yeah. Allora, ho fatto anche bella grossa la stanza, dai. Lo potete lamentare. Io sto facendo sti mega stanzoni tipo, non so, carcere della Guyana francese. Io guarda, per sfizio ne metterei uno anche di qui in mezzo. Cioè, se rompi i coglioni alla camerata, vai qui in mezzo. Tiè. Adesso facciamo una bella fila d'armadietti tipo liceo americano. Tiè. Secondo me è magnifico così. Mi chiedete la mia opinione sul Ready Player One. Vabbè, dopo ve la do. Fra l'altro l'ho già detta, mi sa, più volte, però vabbè, ne parliamo volentieri. Dunque, per come la vedo io, Ready Player One è riuscito abbastanza bene. Sono convinto che se l'avesse fatto chiunque altro, al di fuori di Spielberg, sarebbe stata una tragedia. E invece comunque, al netto di qualche errore, forse non è neanche corretto chiamarlo errore, però semplicemente qualche leggerezza, ci sono veramente tante leggerezze a livello di scrittura, però riesce a intrattenere tantissimo. E visivamente comunque spettacolare. È ovvio, non può avere l'impatto, cioè è andato benaccio, è iniziato male al botteghino e invece poi è migliorato tantissimo. E non può avere il successo che hanno avuto invece i suoi, se vogliamo, gli archetipi di riferimento, no? Vedi anche, non lo so, i Goonies, roba del genere, per questo potremmo definirlo, come molti dicono, i Goonies per la nostra epoca. E è ovvio, non è più l'epoca, insomma, le generazioni da adesso secondo me non si stupiscono neanche più così tanto con questo genere di prodotti, pure se ci metti i videogiochi. Però secondo me funziona, è efficace, riesce a intrattenere benissimo ed è anche bello da vedere. E poi, a parte il discorso delle citazioni, c'è chi dice chi troppe, chi poche. Secondo me ha fatto un buon lavoro anche lì, perché le ha dosate in maniera, cioè sono tantissime ma sono stratificate, cioè penso che in un'unica inquadratura ce ne stanno almeno 30, però se vuoi puoi semplicemente sbattertene, non le trovate esageratamente pressanti, tranne in alcuni punti che forse quelli lì. E devo dire la verità, molti l'hanno considerato un affronto esagerato a Kubrick la citazione appunto di Shining, invece io l'ho trovata forse una delle parti più riuscite della pellicola. Ripeto, tutto contestualizzato, stiamo parlando di un blockbuster neanche, comunque di un film di intrattenimento per il grande pubblico, PEGI 14, quindi insomma. E niente, io qui non posso sbloccare nulla. Questo ce l'ho messo. Allora, qui dobbiamo fare un'altra stanza. Dobbiamo fare i cessi, i bagni, li mettiamo qui. No, top. Ecco. Dai! No! No, ho sbagliato. Troppo piccola sta. Che vergogna. Vabbè.
aggiungo un'altra cosa qui. Tiè. Mettiamo un altro. Però il risultato non cambia, dici giustamente. Ah sì? Allora io ti metto così. Vai a cagare. Pianta, ovviamente, sempre. Però forse la spostiamo qui nell'angolino. E... lavabo. E... asciugamani. Tiè. Architettonato, lo so, Virion. C'è, quello l'ho fatto il bagno, era un po' in ritardo. Dobbiamo metterci qualcos'altro però. Che altro serve? Ufficio del medico di base. Why not? In his new gold-plated hovercraft, just like he's always done. Schedario. Assumi. No, cosa sto facendo? Medici. Che poi al massimo la swappiamo e la mettiamo in un'altra psichiatria. Di qua come vanno le due cose invece? Abbastanza di merda, vedo. Una meraviglia proprio. Quando inizia la parte splatter? No, per il momento... ah, curato, ok. Allora, altre stanze che posso creare. Lo sparellatore, però in realtà non c'è molta richiesta qui in questa zona. Io devo ancora capire perché sto sparellatore richiede una stanza così grande. Veramente, eh. Estintore subitissimo. Questo che non c'entra un cazzo, ma ce lo mettiamo uguale. E altra stanza. Svitamento. E questo. Adesso che due spicci ce li abbiamo. Non ci abbiamo la gente che ci lavora, però intanto ce li mettiamo. Oggetti. No. Inservienti, forse ne servirà un altro. No, cominciano ad arrivare i clown. Allora, per i clown serve la clinica. Ah, abbiamo trovato un altro spazio meraviglioso. Qui mettiamo la clinica, la mettiamo qui in mezzo. No, senza finestre. Questa è meravigliosa. Non so se avete visto come li curano i clown. È stupenda. Allora, chi serve qui? Infermiere? Infermiere richiesto. Infermiere... Ferfa, questo basta troppo, non ce lo possiamo permettere. Ce ne serve uno scrauso. A questo punto prendiamo questo qua. C'era in sconto fino a ieri, tra l'altro. Devo creare più uffici del medico di base. Che c'ho veramente una diagnosi lentissima. C'abbiamo anche l'ispettore, raga. Che è? Non lo vedo molto soddisfatto. Ho messo l'omino di Magritte. Oddio, adesso qua... sta scena... adesso quando va nell'altro padiglione, ragazzi, che vede che c'è il vuoto cosmico, c'è sta gente con le padelle, è stupendo. Che cosa state facendo? Vabbè. Nessuno di questi qua.
Allora, devo creare immediatamente un'altra stanza. Ufficio del medico di base. Remember that you are strong and blessed, that to live is to learn, and that all bad things happen for a reason, while good ones come to those who wait. That's a lot of nice words, Megan. Medici. Costa troppo. Questo però è motivato. Vai, ci mettiamo questo. Entrate, mamma mia, 15.000 di profitto. Costa troppo, non te posso formare, figlia mia. Ma che è sta? Hanno fatto... Non ora, non vi posso formare, ragazzi. Perdonatemi. Allora, Christian, Todd, volevo chiederti... Vai, che è? Volevo chiederti un consiglio. Io ho sempre preso i vari COD, anche perché giocavo con i miei amici, però quest'anno mi convince di più Battlefield. Se te potessi scegliere solo uno dei due, cosa sceglieresti? Ripeto, io sempre Battlefield, cioè l'ho abbandonato da Black Ops 2 sostanzialmente, COD. Cioè, come titolo, poi ho sempre avuto modo di giocarli, tranne forse ho saltato un capitolo e Ghost, che era veramente terribile. E, però sono sempre stato più un tipo da Battlefield, cioè da Black Ops 2 sono passato a Battlefield e non tornerei mai indietro. E quest'anno sembra strapromettente, strapromettente. Te lo dico. Ho avuto modo di giocarlo, le mappe nuove sembrano fighissime. A me sembra addirittura che ci abbiano lo stesso respiro del 3. E per me quelle del 3 erano magnifiche. C'hai ragione, migliora il miscelatore di farmaci. Questa la possiamo migliorare? No. Svitatrice, anche se ce ne stanno pochissimi. Ah, qui state parlando di Destiny 2. Fra l'altro una delle aule universitarie più inutilizzate della storia, penso. Ricompensa 8 di reputazione, ok, buono. Fra l'altro, guardate, c'è andato il Mimo lì dentro, si è autopunito. Kelly Rainbow. Ma qui non c'entra nessuno? Assumi. Oh, gli Oscar. Speriamo di guadagnarci due spicci. Medico dell'anno, infermiera dell'anno, datore di lavoro dell'anno. Che coraggio. Basta, grazie. Ci abbiamo guadagnato nulla. Promozione staff. Non te posso promuovere. Basta, è la terza volta che mi chiede l'aumento. Ah, vedi? Sì, qui serve la stanza. Eat some cheesy gubbins. La stanza dello staff, per forza. Cheesy gubbins, the snack for people with nothing to lose. This is Two Point Radio. Yeah, divertitevi. Ciao Seth, ben arrivato. Siamo arrivati al secolo spirituale di Team Hospital. Hai il suo stesso respiro? Sì. Sì, siamo lì. Non rivoluziona sostanzialmente nulla, aggiunge un paio di meccaniche interessanti, però ancora, ripeto, da capire. Io sono ancora in fase di review, ma sono veramente tre missioni più avanti di questa. E devo ancora capire quanto impattano realmente sul gameplay e se stravolgono, ma no di certo, la formula. Però secondo me è ancora è divertente anche nel 2018 e funziona. Mimo è andato in punizione.
Io vorrei farvi, vi prego, adesso vi faccio vedere questa. Allora, per curare la clownite, guardate come lo... con il deumorificatore. Guardate, eh. Prego, prego. È meraviglioso. Cioè, praticamente gliela fanno pia male. Cioè, proprio... finché non diventa triste non gli passa la voglia di fare il coglione. Questa è sostanzialmente la cura. E lui ha pagato ben $9,000. Ecco, adesso però è una persona normale, più o meno. Adesso è diventato un hooligan del Liverpool. Vabbè, andiamo avanti. Altra stanza. Assumi. Bagni orribili. Che è stata a fa voi due? Che cosa fa voi due? È morto qualcun altro, mi sa. Nuova malattia scoperta. Licantropia, oh, bellissima. Ok. No, niente promozione. Dov'è la licantropia? Dov'è? Io sono solo cretini con padelle in testa, io voglio il licantropo. Questo. Vabbè. Ah, forse servirà... Vabbè. Oh, possiamo sbloccare qualcosa. Ovviamente quell'arcade no. La fontana per interni è stupenda, ma ci puoi mettere anche la fontana per esterno. Vabbè, io, bacheca, cioè da un tono meraviglioso a tutte le stanze. Guardate quanto è bella, una bacheca per tornare a sognare. Tiè. Pure su questa. Tanto costa niente. Welcome back to your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to your drab little pure i disegni dei ragazzini, del reparto pediatria. Bellissimo. Tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any of that drivel. Cure fallite, tre membri dello staff, mo li promuovo. Sì, Nigel Fluff, va benissimo. Ma la porta così è stupenda. Coda perfetto. Forse qui servirebbe... Da qui non possono entrare, giusto? No. Oggetti, panca argentata. E comunque lentamente si sta popolando anche quest'altro padiglione, dai. Male male no. Da stato lato invece che ci mettiamo? Clinic clown? No. Sparellatore non mi serve. Forse servirebbe da questo qui a un altro ufficio del medico di casa. Subito. Era solo per far saltare quello, ovviamente. Assumi. Medici. Emily Fluff, ma è la figlia di quell'altro. Ah no, ci va già lui a lavorare, a posto. Oggetti, banca. Guardate ragazzi, come potete vedere c'ho la fissa per le panche e per le piante io. Ah,
vabbè, Master of the Rush anche lo mettiamo però. Pazienti. Jill Fidget dove sta, scusami? Dove sta? Che cavolo è? Spari. Ah, se ne stava andando. Ok. Ci abbiamo modo di curarlo? Guardia medica, ma insomma ci stanno le file pure per prendere il cortisone. Qui non ci va nessuno, ho creato sto macchinario meraviglioso e c'è un cane pure questo. Svitatrice 2.0, niente, ma perché non me ce vanno lì? Tu non stai lavorando, questo è vuoto. Oggetti, vediamo un po' se posso sbloccare qualcosa. Con 5 mi sa che non ci sblocco una mazza. E allora noi mettiamo un po' di disegni qui del figlio. Beh, qualche entrata ce l'ho, dai, possiamo assumere qualcun altro. Altri medici. Holistics is apparently going to open another of its nature communes for sick people with more sense than money. Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Farmacia. Che sostanzialmente non serve a nulla, però volevo riempire quello spazio vuoto. Basette ricominciamo presto, ragazzi. Adesso fateci rientrare a pieno regime. Questa settimana c'erano da coprire un po' di cose, un po' con le review che Ale è in verme gigantesco all'ospedale. Ma che roba. Voglio vedere dove va adesso. Non lo prendono sotto? Ah, beh, giustamente. La cucaracia giustamente va sotto al distributore. Adesso, ripeto, avevamo da coprire un po' di buchi perché c'è Ale che sta in ferie, Francesco era fuori, quindi ecco, ci è voluto un attimo, ma adesso ricominciamo con la programmazione tradizionale. No, qui non c'entra. Tieni, lo metto dentro però. Tra l'altro, ragazzi, siamo in prossimità di chiusura. Io vorrei andare, forse me lo posso permettere, non ora, promuovi, sì, ok, promuovi, tieni. Allora, vorrei andare, non mi ci manda di là, porca miseria, volevo farvi vedere l'altra zona, devo finire gli obiettivi, flottering, mi hai detto. Visti da alto fanno veramente schifo i miei ospedali. E poi c'è veramente poca gente. Vabbè, la prima partita mi erano venuti un po' meglio. Forse non a livello di disposizione, la qualità più o meno è sempre la stessa. Allora, che altro posso fare adesso? Li devo formare. E niente. Ne bisogna formare. Allora. Psicologia? Vai. No, qui altrimenti ne facciamo solo due. Diagnostica? Vai. Eccolo, qui possiamo farli formare da uno dei nostri. Uno.
Yeah, inizia corso. Sempre peggio sti mimi, eh? We now bring you this segment, Sir Nigel Review. Più toglie, più qualità, grazie. The new fine dining establishment, Le Souffle Triste. And what a delight for the experience. Ma dov'è la licantropia? Io voglio la licantropia. Scrambled emu eggs on pickled toast are particularly good. Comincia ad arrivare, gente. A questo piace. Adam Popper. Diagnosi richiesta. Fatela uno sguardo, scusa. Vai e ovviamente pianta. Ci fa la bubba, non ce l'avevamo messa di qua, vero? No, tanto non la usano. Perché non c'è nessuno che si ammala? No, panca argentata abbiamo detto adesso. Ispettore sanitario ne arrivo fra 4 giorni. Vabbè, adesso vediamo un attimo come. Ecco, li vedi che stanno facendo lezione. Quanto manca? Non posso vederlo. Ah, 15 su 34 giorni. Mazza ragazzi, però. Allora fa proprio una masterclass. Questo si va a riposare. Italiano medio X, dove si scarica il gioco? Questo è, lo trovi al momento solo su Steam, solo su Steam. Medici, 6, 3 inservienti, va bene. Non so se metterne uno anche di qua, ma probabilmente non serve niente. Bagni ce li abbiamo. Reporter on the field, Sally Figblanket, has just returned with her camera crew from another field trip. Questo va bene. As to what she was reporting on, I cannot say. Nobody tells me anything. Pure questo. Oh, quasi fatto, così poi posso far vedere l'altra missione. L'inutilità di sta stanza è incredibile. Fatto, no? Ok, sbloccato l'università di Mitton, Tumble, accettazione, poster della Clown Eater, perfetto, e 100 Kurash. Ok, come promesso ragazzi, ci siamo riusciti. Ok, questa è la zona mediamente innevata. Any budding doctors should remember that gluing heads back on to accidentally decapitated patients is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. It's easy to get lost around Tumble, and it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of 2 points. Mitico granaio rosso americano. These people with good health coverage. Sì, okay, fatemi giocare. The rest of us will have to make do with a postcard.
questa voce sorniona. Allora, questa qui. Ah no, Flemington è bloccato. Questa. Vai. Ogni tipo di fattura a contusione in questo parco giochi subalpino, il posto migliore della contea per fare escursione. Ospedale di Tumble, benvenuto a Tumble. Allora, qui che cos'è che ci insegnavano? Non mi ricordo. Ma bellissimo il riporto. Ah, che è proprio la cittadina del Midwest americano. Anche se in teoria dovremmo essere qualcosa che assomiglia più all'Inghilterra. Vabbè. Ah, adesso ragazzi posso fare la mitica accettazione. Bello, bello. Bello, 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 bello. Sono molto contento. Oh. Quindi questo è quello per entrare. E poi 1, 2. No, di qui non si entra. Vai. Bellissimo. Allora, magari assumiamo qualcuno. Ma chi è proprio? Ma ne ho preso un medico. Ma perché? Todd è stato troppo distratto. Continua a prendere questo assistente, giusto, vai. Uno sul Twitch. Ciao, ben arrivato. Agatha Tundra. No, 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 è simmetrica, raga. È più o meno, dai, aspetta, eh. Ah. Ok. No, ci siamo. Più o meno, sembra simmetrica. Aspetta, questa stava meglio della prima. Come lo raggio? Che cazzo dici? Ah. Dai che sono ossessivo compulsivo come te, ma non quando stremo, come potete vedere. A che ospedale siete arrivati? Questo è il quarto o il quinto, mi pare. Quarto o il quinto, sì, la quarta o la quinta missione. Spese, giustamente. Dobbiamo creare qualche altra base del medico. Tiè, vai qui, divertiti. Dove cazzo vai tu? Vai al lavoro. Ah, oh, questo è meraviglioso. Allora. Troppo freddo, eh già, perché da qui bisogna cominciare a mettere anche i riscaldamenti che io non avevo ancora messo. Condizionatore piccolo. Sa che ci possiamo permettere solo questo. No, condizionatore, vai. Please don't unplug any vital hospital equipment. Assistant to reception. Chiaramente. Questi. Allora, che cazzo volete voi? Serve la chirurgia qui? No. Dove sta? Ah, ok, fratture. Sì, questa è quella delle fratture. Giusto. Hungry. Anxious. Lonely. Eat some cheesy gubbins. Voilà. Va bene. Adesso in teoria dovremmo cominciare a curare i primi. Ok, tu che problemi c'hai invece? Vabbè, Jimbo, devi andare al cesso, mi pare chiaro. Bagni, bagni, bagni. Mm-hmm.
sbagliato. Vabbè, allora a sto punto li mettiamo dritti così. Sì. Asciugamani. Lavabo. Ok, basta. Finito. Sì. Parti sempre. Lo so ragazzi, lo so, parti sempre bene. Ma perché faccio le fretta? Poi mi distraggo perché leggo la chat, leggo la roba nuova che non avevo notato la prima run, quindi era per questo. Comunque, ragazzi, io vi ho fatto vedere le prime 4 missioni, abbiamo fatto 2 ore. So che non è forse il gioco migliore per lo stream, anche perché insomma, vabbè, i gestionali poi non sono mai divertentissimi. Questo in particolare, soprattutto in queste prime fasi che sono ancora molto tutorial, infatti come potete vedere ogni meccanica ti deve spiegare, oppure ti manda solo un certo tipo di pazienti con una data malattia eccetera eccetera, quindi ecco, mi rendo conto che non sia proprio travolgente, però vabbè, insomma, sapete, adesso avete capito di che si tratta, chi non lo conosceva ha avuto modo di darci uno sguardo, quindi grazie a te Christian, grazie a voi di esserci stati, se non l'avete fatto iscrivetevi e abbonatevi, quello che vi pare, noi vi vogliamo tanto bene e niente, alla prossima, adesso spero di non fare il casino che ho fatto prima e a breve arriva anche la review su Every, datemi il tempo di spolparlo per bene. Pronti? 3, 2, 1...